Ah, hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Azura's Wrath. A parte gli scherzi, benvenuti in questo nuovo Kanda. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con la fine della prima parte, ovvero con l'ultimo episodio Confessioni di una maschera. Questa volta iniziamo la seconda parte, la rinascita, il dovere di un padre. Con un solo colpo Yasha taglia Asura in due senza nessuna pietà. E così Asura si ritrova a Naraka, covando ancora più rabbia che mai. Ma per ora la sua unica opzione è seguire la luce. Seguiamo questa luce allora. La rinascita. Beh, bene o male siamo di nuovo qui. Saranno passati di nuovo 12.000 anni? Chi lo sa? Scopriamolo. Questa sensazione è familiare. So, what now? You are a demigod just as they are, you know. Esatto. If you can accept their actions, perhaps you should let go and allow your soul to become one with Gaia again. Ma non ci penso neanche. You choose to move forward? Ovviamente. This is exactly why your soul will never belong to the Goma nor the Seven Devils. Okay. There is a great power hidden in you, one I have been looking for. Che cosa cercavi, ragnetto dorato? So, Deus is to bring salvation to Gaia. But it seems he cannot do it without your daughter's power. Il potere di mia figlia? Mithra. Now, remember why you are here in the first place. Perché mi hanno tagliato in due? My boy. Fuel the fire. Ho letto poco che c'era troppo bianco. Oh, ma guarda, di nuovo dei Goma. Io sono il gorilla grosso. Io comando quest'orda di gorilla. Allora. Forza! Crepati, stronzo! Non mi ricordo già più i tasti. Oh Dio mio, quanta soddisfacente. Aia, è arrivato quello grosso. Vieni qua. No, devo agganciare quello grosso. Oh, finalmente. Vieni qua. Ti crepo di pugni. E dai, oh, eccolo qua. No, fermo. Vieni qua. Dov'è lo scimmione grosso? Non lo vedo. Ah, è morto. È incredibile come Asura comunque abbia veramente un potenziale nascosto enorme. Che noi siamo passati dall'avere comunque gli occhi a non averne proprio. Ad avere solo una luce bianca all'interno. Quindi alla fine l'abbiamo affrontato veramente un mammut o un elefante, dipende da come lo vogliamo vedere. Asura Vratu. Scusatemi. Lo farò sempre, credetemi, fino alla fine della serie. Ecco qua, di nuovo la stessa scena. Oh, bene. Aia. Perché io credo che debba...
credo di dover menare le mani. Niente, non c'è proprio modo di non prenderlo quel colpo, secondo me. Dai, forza, vieni qua. Ottimo cazzottone, Asura. Dai, spaccalo. Gli hai spaccato un'unghia, incredibile. Dai. Dai, spaccagli di nuovo il ditone. Dai, 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 dai. Mi sta piacevolmente sorprendendo questo scontro con l'elefantone. Di nuovo triangolo. Ovviamente. Tiragli un ciaffone in faccia. Ottimo. Aia, che dolore. Me le sparate tutte nello stesso punto. Vai, rompigli di nuovo il ditone. Ci siamo quasi, Asura. Dai, 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 ce la puoi fare. No, volevo usare la furia io. Dai, la posso usare adesso. No, troppo presto. Vabbè, dai, gli ho spaccato la zanna almeno. Cazzo, se lo uccidiamo con la zanna, rido. Rido tantissimo. Comunque, noi credo che questo, a parte che è ovvio che è un flashback, siamo proprio all'inizio. Perché io credo che Asura, nello stato attuale, potrebbe benissimo ucciderlo una roba del genere molto più facilmente. Era all'inizio della sua semidivinità. Minchione. Vai, spaccagli la proboscide. Vabbè, credo che una roba del genere possa fare relativamente poco danno. Dai, usa di nuovo il piedone. Lo so che lo farai tanto. Ottimo. Vai, schiva, Asura. No, l'ho mancato. Perché ero ancora sotto ricarica. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Vai, spaccalo. Bravissimo, Asura. Ok. Oh, palle di fuoco a go-go. Palle di fuoco quasi. Ho fatto un lanciafiamme. Vai, scappa. Merda. Sai cos'è? Non riesco a capire quando becca dove. Dai, manca pochissimo. Manca pochissimo, forza, ce la puoi fare, Asura. Oh, di nuovo il lanciafiamme. No, mancato tantissimo. Io pensavo il lanciafiamme, niente. Dai, forse. Benissimo. La furia è attiva e ora posso spaccarti anche l'altra zanna. Sì, vabbè. Sì, certo, come no. Triangolo o X? Oh, arriva il nostro amico. Lui non mi ricordo come si chiama. Che cazzo? Ah, vuoi lanciarmelo, Asura? Con un dito. Ora ci lancia. Ci lancia in aria, ti prego. No, vabbè, dai. Potevi farcelo fare, Yasha. Dai. Che
Che palle! Una scena bellissima! Immersing oneself in battle like that. Well done, Asura. Grazie. Mi stavo divertendo tantissimo. Protect, why are you so full of rage? Bella domanda. Perhaps. Proprio perché la devo proteggere, sono incazzatissimo perché c'è tanto male nel mondo. Nonsense. The only reason one needs to fight is the fight itself. Ma anche una ragione, sai. Like you, master. Vero. We have cleared this area of Goma. Let us return to Shinkoku. Andiamo a Shinkoku allora. E l'elefante? Ah. Ok. Hanno aspettato proprio la fine della cutscene per sparire gli elefanti. Ma è stato bellissimo che proprio con un dito ha fatto tum e l'ha lanciato indietro come fosse una monetina. Bellissimo. Oh, la nostra bimbola Mitra. Scusatemi. Nya, mamma, c'ho sonno. Asura, guarda che bella tua figlia. Welcome home, dear. Thanks. Oh, che patato. Il tipico uomo che è incazzato con l'universo, che spaccherebbe in due anche la stella cometa, e che quando è con la figlia, con la moglie. So, that is what he must protect? Yes, though you may not understand why. Oh, qua scoprono secondo me il potenziale. Asura non è proprio portato per per fare il queste cose qua. Durga. Brother. Oh, è suo fratello. Sono cognati. He just doesn't know what to do when she starts crying. Sono cognati, quindi. Him? Fighissimo il fatto che è per questo che Yasha ci tiene comunque che lui stia al suo posto, tra virgolette. Perché alla fine comunque sono imparentati. Lui è il marito della sorella. Fighissimo questo intreccio. Oh, guarda un po'. Ah, e Deus non c'è? Move. Not bad, Asura. That uncontrollable rage of yours suits you well. Stai zitto, Marluxia. Ma c'ha il bastone con le ruote, il vecchio, dai. See what I mean? In realtà no, però. Il vecchio si muove, Asura, effettivamente. Join us. Oh. Should we work together, we could more effectively exterminate the Goma. Test me. Quindi. You are aware Mithra is the only suitable vessel to become priestess. Raise her with care, incompetent as you may be. Che stronzo il vecchietto, eh. Quindi sono stati loro a chiederci di diventare una divinità. Una divinità, tra virgolette. Competent. I wager that is one of your more charming features. At least we know now the source of the flame that burns in your soul. In other words, you. Stop. What was that? Adesso schiacciamo il ragno. Credo che noi stiamo cercando di ricordare, ma non abbiamo tutto a posto in testa. Noi vediamo e sentiamo questo ricordo, ma... esatto. Credo sia...
Even one of the 8 Guardian Generals is no match for his own daughter, is he? Non l'ho capita, aspetta. She's so small. Do you know what I think? I believe that you only wish the best for our daughter. E su questo è vero. Un treno a vapore. Asura sa tanto di Gatsu di Berserk. Guardalo, è Gatsu. È Gatsu assolutamente quest'uomo. Questa macchina, questa divinità, non lo so, guarda. Va bene così. È Gatsu, assolutamente. Si incazza per qualsiasi cosa. Cos'è? Ci hanno sigillato? Della serie da cui non uscirà mai più Asura? Ah, ecco perché forse sentivamo un pianto. Perché qualcuno stava pregando davanti al nostro ipotetico altare. Ma è no, non è nostra figlia. Credo sia una che ci assomigli, ma... Eh sì, vedi, siamo incastrati in quella pietra noi. Ecco cosa ci ha risvegliato, il pianto. To be continued. Ci ha risvegliato il pianto di una bambina. Ma è stato un ipotetico caso. La A, la B e la S. Non male. Goma Crusher. Ovviamente ancora... Ah no, dimora di Asura, la caduta del traditore, Goma Crusher. Cos'altro abbiamo ottenuto? Il Kanda 7. No, vabbè, il fatto di aver scoperto che Yasha e Asura siano cognati mi ha lasciato molto di più della serie. Oh, davvero? È stata comunque una bella sorpresa, perché io non avevo capito che effettivamente Yasha era il fratello della moglie. Cioè, non ci avrei proprio pensato. E la cosa strana è che la moglie è stata uccisa, e questa cosa si sa, o perlomeno Asura la sa. La cosa assurda è che Yasha non lo sa, o per meglio dire, non sa la verità, o se sa una verità alterata da Deus probabilmente. Il che mi fa pensare che prima o poi Yasha potrebbe capire qualcosa. Secondo me Yasha non lo uccideremo. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Signori, ci vediamo al prossimo Kanda. Ciao a tutti.